Negli ultimi 10 giorni in Abruzzo sono andati distrutti 1.000 ettari di territorio, di cui 300 di bosco. Ormai da giorni prosegue senza sosta l'attività della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei volontari. Sui vari focolai sparsi sul territorio regionale sono 600 gli uomini impiegati in turni 24 ore su 24. L'ultimo report diffuso dal sottosegretario della Giunta regionale con delega alla protezione civile, Mario Mazzocca, parla di un rogo nella Marsica, domato nella giornata di ieri, che ha impiegato un Canadair e 7 organizzazioni di volontariato tra Collelungo e Trasacco, mentre nel Pescarese persistono le difficoltà nella zona di Farindola, sul Monte Siella, nonostante l'impiego di un Canadair e 25 volontari. Nell'Aquilano invece risulta un incendio attivo nella zona di Preturo e la ripresa dell'incendio in località Aragno, dove sono presenti diverse associazioni di volontariato della protezione civile. Infine nel Teramano si segnala un incendio in zona Macchia del Sole, frazione di Valle Castellana, dove sono state inviate alcune squadre di volontari a supporto dei Vigili del Fuoco. Nonostante la Regione Abruzzo abbia firmato 2 convenzioni con i Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali, con l'impiego di oltre 100 volontari al giorno di protezione civile per contrastare gli incendi boschivi, il coordinatore regionale dei Vigili del Fuoco della CGIL Funzione Pubblica, Antonio Salvatori, mette in evidenza come l'abolizione del corpo forestale abbia causato diversi problemi, a partire dalla riduzione delle forze in campo a livello nazionale per contrastare gli incendi in una delle estati più calde e secche di sempre. Sebbene Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari conducano con mano sapiente le operazioni per garantire la sicurezza, Mazzocca fa notare come ci sia bisogno di un cambiamento profondo che parta dalle forze sociali fino ai singoli individui per la tutela e la conservazione del territorio. Mentre la Fondazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sollecita la Regione a riorganizzare la direzione dell'agricoltura, con funzionari competenti, con un regolamento più agile, con una pianificazione definitiva e un efficiente piano di sviluppo per un Abruzzo che sta perdendo il titolo di Regione Verde d'Europa.